Lettori e lettrici, non lettori e non lettrici, semplici sbirciatori di immagini, chiunque voi siate, bentornati a Rete 8 Libri. Quante volte abbiamo parlato qui di fenomeni editoriali come i libri firmati dagli YouTubers? Tante, è vero. Oggi però quello che vogliamo farvi conoscere è un'altra novità della generazione 3.0, ossia la fan fiction. In sostanza si tratta di raccontare una storia nella quale fra i protagonisti ci siano anche personaggi famosi che sono anche persone reali e che in un certo senso vengono prese a prestito e messe al servizio della storia stessa. In realtà qualcosa di simile era già stato tentato al cinema negli anni 80, per esempio con il film Sposerò Simone Le Bon, dove però il leader dei Duran Duran figurava solo come personaggio evocato e soprattutto sognato dalla protagonista. Quando saremo sposati te la farò pagare. Ti ho inseguito apposta da Milano, solo per la foto del tuo osso. Che poi sul lucido non si possono neanche fare gli autografi. E nessuno ci crederà che è proprio tuo quest'osso qui. Accidenti. Simon, non per sfiducia, ma sei sicuro che io e te ci sposiamo? Invece, nel caso del libro di Sharon Pivetta, l'autrice di cui parliamo in apertura di puntata, i personaggi sono non soltanto reali, ma arrivano anche a interagire con gli altri protagonisti del libro. A raccontarci tutto questo, compresa la strana modalità della pubblicazione, è l'autrice di Tutta d'un fiato, cioè Sharon Pivetta. Tenendo fede alla grande varietà di proposte che arrivano qui alla libreria Coop, che puntualmente riportiamo a Rete 8 Libri, oggi ci avventuriamo anche in un altro genere. Per saperne di più, a fianco a me c'è Sharon Pivetta, autrice di Tutta d'un fiato. La vita è tutta d'un fiato, è il tempo sprecato, l'amore infinito che provo per te. La vita è tutta d'un fiato, vestito sbagliato. Intanto, che libro è Tutta d'un fiato? Poi spieghiamo anche questo genere di fan fiction, che cosa significa. Il libro in sé è un romanzo d'amore, diciamo, solo che vede come protagonisti due famosi cantanti, artisti, diciamo, due famosi artisti. E... Benji e Fede, per la cronaca. Vabbè, sì. E, beh, racconta di questa avventura che Nadia, che è la protagonista, fa in un'estate, va a incontrare questi due giovani che ovviamente lei non sa neanche che sono artisti, cioè li sa ma non lo sa, diciamo che non è molto attenta a queste cose, e quindi si ritrova con queste due persone e, tra l'altro, un incontro un po' strano, perché si ritrova due intrusi in casa del cugino, quindi sì, è un po' bisogna leggere per avere tutto. Senti, quindi in realtà lei non erano i suoi idoli, non è andata a caccia di Benji e Fede, ma se li è ritrovati senza sapere chi fossero. Però poi... Poi ci sono stati alti e bassi, però si è presa una bellissima cotta, diciamo, per Federico, che è il cantante. Federico è un po' lunatico, molto lunatico, e quindi lei non sa che fare a questi un po'... Poi però c'è anche Benjamin, che fa da amico, davvero amico. E tra l'altro lei incontra anche un'altra ragazza che poi diventerà la sua migliore amica, che è bella l'amicizia, quindi bisogna assolutamente parlarne, e quindi sì.
È un esperimento, dicevamo, appunto di fan fiction. Esattamente cosa significa? In sostanza, tu hai utilizzato due persone viventi, esistenti, che hanno quel tipo di carriera e l'hai utilizzato un po' come espediente narrativo per costruirci attorno una storia che non è la loro storia, quindi non è un genere biografico, ma è narrativa, quasi appunto di fantasia, però su due persone reali. È un po' questo che significa la fan fiction, o c'è ancora dell'altro che mi sfugge, perché sai com'è? Oh, beh, la fan fiction in sé prende appunto dei personaggi che siano artisti, attori, cioè quindi la stessa cosa, cantanti, personaggi famosi con una carriera appena iniziata oppure che ce l'hanno già da un po', e lo infilano dentro questa storia, questo sogno che ogni autrice di fanfiction ha. Benji e Fede come l'hanno preso questo libro? Beh, il primo commento che mi hanno fatto è stato: ma quanta fantasia hai? E io, un po'. Quindi dipende da cosa viene detto, come viene detto, dalle situazioni che si creano devono essere positive e che non vadano a intaccare l'artista, perché insomma. Ma si deve chiedere una sorta di autorizzazione a questi artisti oppure no? Beh, allora quando tu scrivi su Wattpad, appunto, che è un'applicazione per queste storie, no, perché fondamentalmente è un sogno e nessuno lo vedrà mai a scoprire. Per la verità a Sharon non è andata proprio così, qualcuno l'ha visto e come, ma per capire come abbia funzionato tutta questa vicenda che ha portato poi alla pubblicazione del libro, bisogna capire cos'è Wattpad. Io non sono in grado di spiegarvelo e allora ve lo faccio spiegare dal classico tutorial di YouTube. Parleremo di Wattpad, questa piattaforma che permette di leggere libri gratuitamente e anche di iscriversi e pubblicare le opere che abbiamo scritto. È una piattaforma, diciamo, utilizzata soprattutto da giovanissimi, ma non è, diciamo, non è per forza solo per giovani, perché è un social, permette di avere del seguito, di farsi dei followers, di seguire altri, di leggere opere, di commentare. Senti, come ti è venuta in mente questa storia? Praticamente erano le 2 di notte, i miei genitori erano via e mi sono messa con le cuffiette normalmente. È partita la loro canzone, che è tutta ad un fiato, e ho iniziato a immaginare un sacco di scene, ma proprio un sacco, e da lì ho iniziato a scrivere, buttare giù, e infatti all'inizio è un po' così, un po' traballante, perché non pensavo, cioè era per mettermi in gioco, diciamo, quindi... Oh, ne è venuto fuori non solo un bel libro, ma pubblicato da Rizzoli, insomma, che non è proprio l'ultima delle case editrici. Come hai fatto? Non lo so... Beh, ci ho messo un po' di me stessa, come in ogni storia che faccio, quindi non so proprio come... Ma tu hai inviato il manoscritto, come si chiamava, un tempo? Come è successo? Esattamente, praticamente ero tranquilla. Mi arriva un messaggio su Wattpad che dice: guarda, sono, sai che, Benji e Fed. Allora da lì io, oh mio Dio, davvero cosa sta succedendo? Sì, quindi non ho mandato niente io assolutamente, perché non... Sei stata scoperta. Sì, non saprei neanche come fare. Ma tu da grande, perché tanto grande ancora non sei, vuoi fare la scrittrice? Beh, mi piacerebbe tanto, anche perché ho molte idee per ogni situazione che si può creare, appunto, e voglio cercare di portare positività come hanno fatto Benji e Fede, perché è importante la positività in questo momento. E quindi sì, mi piacerebbe un sacco fare la scrittrice. E allora, da parte di Rete 8 Libri, della Libreria Coop, del Centro d'Abruzzo, di tutti noi, in bocca al lupo. Grazie. Ma se non volessimo accontentarci di una semplice positività, ma volessimo puntare ancora più in alto, per esempio alla felicità, ecco, ci spiega come Alessandro Cozzolino, il secondo ospite della puntata, che ho deciso di introdurre così. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi.
La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. Alessandro Cossolino è un life coach, vale a dire qualcuno che ci allena alla vita, perché non è un insegnamento vero e proprio, è un allenamento, no? Si vive di nostro, diciamo, però c'è anche chi può allenarci. Intanto ti chiedo subito, prima di passare ai nostri esercizi, se c'è bisogno di un allenamento per vivere a questo punto. Più che altro serve un allenamento per la mente, cioè allenare la nostra mente a pensare in maniera diversa, a pensare in maniera più efficace in relazione agli obiettivi che vogliamo raggiungere. C'è un obiettivo che tutti noi vogliamo raggiungere, che è quello di essere più felici. In realtà la felicità è semplicemente un atteggiamento mentale, uno stato d'animo che parte però dalla mente. Ciò che rende felice te magari può lasciare indifferente me, o magari mi fa addirittura arrabbiare. Quindi è la cosa in sé che ha il potere di renderci felici o infelici, o il nostro atteggiamento, il nostro il pensiero che formuliamo nei confronti di quella cosa specifica. E ovviamente questo è un qualcosa di assolutamente soggettivo. Ecco perché serve allenare la mente, diciamo, a cercare il bello ovunque, a cercare il buono anche nel male, anche quando c'è qualcosa che non va. C'è sempre una strada, una prospettiva diversa che possiamo adottare, che sicuramente può fare la differenza. È anche importante riconoscere ciò che a noi stessi rende felici, cioè ciascuno ha le proprie occasioni di felicità. Questo è fondamentale. La prima cosa per essere felici è conoscere noi stessi, cosa mi rende veramente felice. In genere siamo felici sulla scia di ciò che ci hanno tramandato, sulla scia di ciò che ci hanno indotto a credere che magari ci renderà felice. Quindi basta pensare al telefonino nuovo, alla vacanza, alla casa di lusso. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Che magari sì, può creare uno stato d'animo piacevole, ma è ben diverso dalla felicità. La felicità è un qualcosa tua, un qualcosa di tuo, estremamente personale, che va coltivato dentro di te e devi scoprire tu personalmente, nessuno può farlo al posto tuo. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità, voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Il libro cerca soprattutto di spostare i riflettori dentro di te per capire che cos'è che può far scattare quella molla e renderti felice a prescindere. Tu hai citato beni tipo telefonino e quant'altro, mi è venuto in mente, chissà perché, San Francesco, che di tante cose invece si era liberato. Ecco, cosa c'è di diverso nel tuo modo, insomma, di allenare rispetto ad un atteggiamento ecumenico, che è quello appunto di privarsi del superfluo, magari andando incontro ai poveri? Nella società in cui viviamo è pressoché impossibile fare a meno di un certo tipo di beni materiali, il telefonino, la macchina e quant'altro. Però paradossalmente la parola felicità è una sottrazione. Se prendiamo la parola infelicità e togliamo in, abbiamo come risultato felicità. Quindi io spingo tantissimo le persone a sottrarre anziché aggiungere, perché fondamentalmente tutto ciò che accumuliamo ci rende poi come delle cipolle, no? Con strati, 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 ma il nostro vero nucleo è quello che troviamo al centro, no? La nostra vera essenza è quella che fa la differenza. Siamo noi che non vogliamo sentire che c'è altro al di là della materia. Ma tu guarda, tutto il mondo di oggi si fonda sulla materia. L'acquisizione, l'avere più che l'essere, la concorrenza. Una volta che entri in contatto con te stesso, che stai bene con te stesso, la vita è più bella. Insomma, chi si contenta gode. Dipende. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento, accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice. L'importante è, ti ripeto,
togliere, cercare di innanzitutto liberarsi di tutto quello che non serve, anche di persone che possono fare più male che bene. Io nel libro ho dedicato un intero capitolo alle persone tossiche. Parliamo tanto di tossicità, che pensiamo che sia qualcosa, come dire, semplicemente relativo all'ambiente, all'alimentazione, invece ci sono persone che stanno meglio alla larga. Sì, bisognerebbe mettere un bollino su queste persone e dire insomma di maneggiarle con cura, e quindi sono le antibio, ecco. Però è interessante anche quello che dici. Io mi chiedo anche però, si ha il dovere di essere felici o no? Perché qualcuno dice che in fondo non è un dovere essere felici. Assolutamente non è una scelta. Ognuno di noi è liberissimo di scegliere il proprio stato d'animo, perché parte tutto da qui, è tutto qui, la vita si svolge qui dentro prima che qui fuori. Quello che noi percepiamo dall'esterno appunto è una percezione della realtà, ciò che, ti ripeto, rende felice te magari non rende felice me e viceversa, e quindi è fondamentale allenare, se lo si vuole, se lo si desidera, la mente a collaborare anziché remare contro di noi, perché spesso e volentieri il primo grande ostacolo contro la nostra felicità siamo noi stessi, sono i nostri pensieri nei confronti dell'altro o di altro, e alla fine della fiera diamo la colpa ad altro o ad altri quando i primi responsabili siamo noi. C'è il rischio che diventando così felici si arrivi ad un traguardo e insomma, come dire, non si abbia, ci si senta sazi e non si abbia voglia di andare avanti. La felicità è troppo bella, ne vuoi sempre di più. E questo può essere la trappola, perché vuoi sempre di più. Il trucco sta nel trovare il giusto equilibrio. È un po' come le diete drastiche che promettono di farti perdere 20 kg in 2 settimane. Io ci andrei cauto su questo. È un qualcosa che va fatto come un po' come la palestra. È un allenamento che va fatto con costanza, possibilmente sempre, nel senso ogni giorno. Non è un qualcosa che fai una volta e poi sospendi, e non è un traguardo che raggiungi e poi campi di rendita, no, è un qualcosa che va fatto tutti i giorni, un po' come l'allenamento in palestra. Ecco, e adesso sei in debito perché ce li devi questi esercizi di felicità, almeno qualcuno, vogliamo fare qualche esempio? Ce ne sono diversi, nel libro ce ne sono diversi. Il primo che mi viene in mente è guardarsi allo specchio, possibilmente senza giudicarsi, semplicemente osservando la persona che vediamo riflessa nel nostro specchio, un po' come una madre che ha appena partorito e guarda, osserva la propria creatura, non lo giudica, semplicemente si lascia trasportare dall'energia, dall'emozione di ciò che ha tra le braccia. Ecco, se riuscissimo a conservare questo atteggiamento materno, diciamo così, nei nostri stessi confronti, i risultati sono garantiti. Beh, come si dice, ogni scarafone è bello a mamma sua. Grazie, però un'ultima domanda te la voglio fare. Sì. Come si diventa life coach? Perché sono professioni relativamente nuove, noi ne abbiamo avuti tanti qui di ospiti che ci hanno così guidato attraverso la scoperta di noi stessi e di altre trappole del mondo, ma come si diventa? Ci si improvvisa, si fanno degli studi? Io personalmente facevo tutto un altro lavoro, ho cambiato diversi lavori nella mia vita, nel corso della mia vita, finché un giorno mi sono io rivolto a una coach di Milano, ho fatto il mio percorso di coaching e ho trovato dei miglioramenti veramente rilevanti e lei mi disse, io chiesi a lei, dissi: Madonna, fai il lavoro più bello del mondo, e lei mi disse: beh, fai il corso, fai gli esami, 2, uno scritto e un orale, e diventi life coach. Quindi sì, c'è da studiare, c'è da imparare alcune tecniche, io ne parlo anche all'inizio del libro, e sì, alla fine diventi un life coach professionista e diventa il tuo mestiere. Bisogna essere portati? Qualche vocazione particolare? Io credo che ciascuno di noi sia portato per qualcosa. Ora, cosa sia questo qualcosa non lo so, però ognuno di noi ha un talento. Il malessere che vedo in giro è proprio questo aspettare che la felicità, che può essere anche lavorativa, arrivi dall'esterno. Sento spessissimo dire: non cerco lavoro ma non lo trovo, non si trova niente, il lavoro non c'è. Il lavoro oggi, secondo me, va un attimino non inventato, ma creato sulla base dei propri talenti, sulla base delle proprie inclinazioni naturali. Questo, secondo me, può fare la differenza, soprattutto per i giovani di oggi. Cosa diresti a quelle persone? Ce ne sono tante, a volte sono anche fastidiose, che in pratica si lamentano sempre. Le pittime, si chiamano pittime, quelle che si piangono sempre addosso.
mi dispiace, benvenuti sul pianeta Terra, qui ogni tanto si soffre, la vita è un pacchetto che comprende gioie e dolori, se ci soffermiamo solo sui dolori e allora diventiamo vittime, se cambiamo prospettiva, perché uno degli esercizi è proprio quello, cambiare prospettiva, la vita ti cambia. Sai che te dico? Che è molto meglio fa sta vita da ricchi che quella che facevamo prima. Vabbè, ma certo, se sa, i sordi danno felicità. Felicità e tenersi per mano, andare lontano. No, è possibile che uno non può dire una parola che questo entra via e canta. Capisco che siete diventati ricchi, però un po' di educazione ci sta bene. E quando ce l'avevamo fare una cantatina, molto educatamente ti chiamiamo. T'abbiamo chiamato? No, allora dobbiamo andare dentro la stanzetta. No, su. No. Va bene, Sua Maestà, va bene. Scusi tanto, carisi. Non ce ne voglia Alessandro Cossolino, che del resto abbiamo conosciuto come uomo di spirito e capace di grande ironia. Non ce ne voglia, dicevo, per la clip tratta dal film Poveri ma ricchi, che potrebbe risultare irriverente. Ma si può parlare di felicità senza citare la canzone per antonomasia? Felicità di Albano? E tra l'altro questo è il nostro omaggio ad Albano Carrisi, che poco dopo aver fatto tappa al centro d'Abruzzo per il firmacopie del suo nuovo album ha accusato un malore ed è ancora sotto controllo. C'è una tradizione quasi consolidata, quella di fare anche musica dalle parti della libreria, qualche volta dentro, qualche volta subito fuori. È successo anche domenica con Albano e risuccederà ancora. Quindi prima di presentare i libri della prossima puntata e anche i prossimi appuntamenti qui alla libreria Coop del centro d'Abruzzo, Erika, parlaci della musica. Torna da noi. Torna da noi Marco Ligabue, che viene a presentarci il suo nuovo CD che è appena uscito, che si chiama Il mistero del DNA. E quindi verrà a presentarlo proprio in libreria, dentro la libreria, e siamo molto contenti perché era già stato con noi, con Ismaele La Verdera, presentare quel libro, insomma, sulla camorra, e ci ha tenuto, insomma, a presentare anche il CD. Si era trovato bene. Si è trovato bene, è voluto tornare, insomma, a presentarci il suo nuovo CD. Fratello di Luciano Ligabue, forse anche più noto, ma Marco lo scoprirete perché è davvero una persona in gamba e che fa belle canzoni. Poi esatto, si torna alla letteratura, anche diversa, perché sono due appuntamenti molto diversi. Totalmente fra loro. Diversi, sì, anche se sono entrambi abruzzesi. Gino Primavera con Nunzio Di Paolo, che ci presenta Bevo la Foglia, Carsa Edizioni. Praticamente lui aveva già fatto Mangio la Foglia, che era questo libro di ricette che ha presentato sempre qui da noi, se ti ricordi, ricette insomma tipiche abruzzesi fatte con le piante, anche spontanee. Questa volta ci dà delle ricette per creare liquori, infusi, tisane, sempre con prodotti tipici abruzzesi, quindi insomma un po' un continuo del precedente libro, che era Mangio la Foglia. Andare per campi e poi preparare infusi, tisane, anche qualche cocktail forse? Esatto, con i tempi, le lavorazioni, insomma, quelle tipiche di ricette anche antiche che lui, insomma, ha riscoperto. Oh, io a questo punto però faccio una precisazione: se si raccolgono questi suggerimenti andando per campi, raccogliendo erbe e imparando a riconoscere naturalmente, come aveva già specificato l'altra volta Gino Primavera, attenzione a dove si va, insomma non si va vicino alle strade, non si va nei posti inquinati, ma si va dove la natura ha veramente il sopravvento e basta, e non c'è altro. Sulla montagna, insomma, sulla Maiella, sul Gran Sasso, dove c'erano questi posti, insomma, incontaminati. Il giorno successivo avremo L'Uomo di Casa, il 25 marzo, Romano De Marco, autore di gialli, noir, adesso anche thriller, abruzzese, molto ormai noto perché comunque è molto bravo, l'abbiamo già avuto ospite. È anche nostro amico. Nostro amico. E questo suo primo thriller, diciamo che
veramente merita di essere letto, perché è ambientazione americana, come no, i grandi autori di thriller americani. Però nonostante questo lui è stato veramente bravo ad indicare posti, insomma sembra scritto, no, quasi da un americano, non da un italiano. Anche la trama molto accattivante, suspense come merita ogni buon thriller. C'è questa protagonista Sandra che scopre che il marito viene ucciso, insomma, in modo brutale in un parcheggio. La storia è collegata ad una vicenda di 30 anni prima, dove erano stati assassinati dei bambini. Queste due storie sono collegate da un unico filo conduttore, e scoprirete, insomma, poi leggendolo, perché è veramente un libro che merita di essere letto. Romano De Marco, prima Feltrinelli, adesso debutta con PM, ma insomma siamo sempre ai livelli eccelsi delle case editrici migliori, quindi ancora una bella testimonianza dalla nostra terra, dall'Abruzzo, per il lancio di autori in genere e di gialli in particolare. Esatto. Grazie Erika, allora e alla prossima.